Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: «Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». Poche parole, quelle che abbiamo ascoltato, di grande intensità, che si fa ancora più toccante quando si immagina visivamente la scena. La tradizione cristiana antica ha voluto fissare questo luogo e segnarlo con la chiesetta del Dominus Flevit sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme, da dove si gode di una delle viste più suggestive della città, a partire del Tempio, oggi la spianata del Tempio con le sue moschee. Cosa vede Gesù? Vede dinanzi a sé l'imponenza di un edificio religioso con le sue liturgie e tutto intorno un denso intrico di case, viottoli, scale e poi un formicolare di uomini e donne indaffarate e ignare. E su tutto questo la cappa di una intensa ottusità, accompagnata da una incolpevole piccolezza. Perché certo anche a Gesù in quel momento l'essere umano sarà apparso troppo piccolo per essere all'altezza della sua vocazione. E per questo Gesù piange. Gesù da quel luogo supremo non maledice, come troppo spesso si è ripetuto commentando questo brano, ma piange. Abbiamo qui uno dei rari casi in cui il maestro di Nazareth lascia scorrere le sue lacrime, senza nasconderle. Non le cela, perché sono lacrime preziose, rivelatrici, che narrano ancora una volta l'unico movente di tutto il suo agire. Gesù piange perché vede la potenza distruttrice del male, ne vede l'ineluttabile corso, rievoca anche il suo cammino, la sua predicazione, i suoi gesti di cura, ne ricorda alcuni frutti di cui i discepoli che lo attorniano sono segno, sebbene fragile, come mostreranno i fatti che seguono, ma misura anche la pochezza dei risultati che ora si esprime in quella insensata cecità che porta alla rovina.